Ecco qua il pranzo super veloce, una bella fetta d'anguria, l'hummus di fagioli con un po' di sedano, i soliti croccantini o cracker di legumi, il famoso kimchi che avevo preparato, quindi le verdure fermentate, qualche fettina di pane di segale e, se proprio proprio, qualche biscottino. Semplice semplice, a tette col mio maritino che è impegnato a fare altro e buon appetito. Gente, sono pronta a firmare questo atto di coraggio perché il chimchi è fatto con un botto di peperoncino e io non sono abituata a mangiare la roba piccante. Un pochino anche di cipollotto. Devo fare l'assaggio in diretta. Sono un po' indecisa. Dolce. Fresco però. Approvato. Il solito. Stefano, com'era il kimchi? I commenti sono stati: beh, se solo questo c'è da mangiare, mi sta facendo venire caldo e ho dovuto mettere la lingua a bagno. Però, gente, i piatti sono vuoti e le ciotoline anche. Tutto sommato, o avevamo tanta fame, o in fondo un po' si poteva mangiare. Eccomi amici, siamo di nuovo in un'altra area, questa volta siamo a Carcoforo, c'è una bellissima giornata di sole e ci sono anche dei bei tavolini fuori, poi vi faccio vedere. In questo momento è ora di pranzo, quindi oggi il pranzo prevede una pasta speciale, una pasta degli artigianali, che è questa specie di pasta qua dei maxi fusilli. E siccome ho poco oggi in frigo, faccio due pomodori, una cipollina. E ho sformato dal mio cassettino segreto dei carciofi precotti praticamente. È la prima volta. Farò questa pasta alle verdure perché non abbiamo qualche altra cosa per il momento da fare. Dopodiché, dopo la pasta, studieremo qualcos'altro da mangiare. Intanto l'acqua sta già bollendo e c'è già anche l'acqua pronta per il caffè di riso che alla fine ho trovato. Quindi a più tardi. Questa mattina mi sono dimenticata di farvi vedere uno scomparto del camper, tra l'altro uno scomparto utilissimo, quindi faccio velocemente questo riepilogo. Allora, sotto il lavandino c'è un cassetto, in questo cassetto troviamo cose fondamentali perché c'è il portaposate e alcune cose che sono importanti avere sempre a disposizione, ad esempio una forbice, uno spazzolino per lavare, un cucchiaio per girare o per l'insalata, la famosa bolla per fare la planimetria del camper, qualche molletta, un piccolo imbuto in silicone, un piccolo contenitore con strumenti da cucina, quali il pelapatate, un altro tipo per tagliare le formine, la grattugia, un coltellino. Oltre magari anche a una presa di scorta, qualche candela per sicurezza e un piccolo block notice.
e non può mancare l'accendigas. Quindi qua c'è questo. Sotto invece c'è un bel ripostiglio. Cercherò di mostrarvi velocemente se riesco a spostare il tutto, però c'è un po' di buio. Ah, eccolo qua. Ecco qua, quindi ci sono strofinacci, detersivi, sacchetti vari per la raccolta differenziata e qua sopra i vari pentolini. C'è anche una pentolina là sotto, se la vedete in fondo, che è quella per cucinare le torte sul fornello a gas. E qua, anche qua, un altro tipo di pentola. Allora, beh, chiaramente ho dimenticato, qui c'è un tagliere pieghevole e un comodissimo coltello multiuso sia per pane che per altro. Ok. Per praticità cerco di non usare tante pentole, quindi su questo tagliere adesso andrò appunto a tagliare le verdure, dopodiché semplicemente le tengo sul vassoietto. Dopo, quando andrò a scolare la pasta, nella stessa pentola andrò a scaldare la verdura un momento e poi aggiungerò la pasta. Cotture molto veloci, cotture semplici. Questi bellissimi pomodori che sono dell'orto del mio cognato, purtroppo hanno un po' di malattia, la chiamano così. E ce n'è una parte molto grande che spesso viene scartata. A volte hanno anche delle parti nere all'interno, però sono buonissimi. A volte, al di là dell'estetica, bisognerebbe guardare la qualità del prodotto perché sono saporitissimi. Perfetto, quindi pomodori fatti. Questo lo mettiamo nell'umido e siamo pronti. La pasta adesso la metto giù perché sta bollendo l'acqua. Eccoci finalmente a tavola, il pranzo è servito. Fusilloni con cipolla, pomodoro e grana grattugiato veg. Ci ha appena raggiunto il sole e sono andata a prenotare il tavolino lì al sole. Adesso preparo il mio porridge e poi colazione. Ma trovo il senso. Fredda. Buongiorno. No. È nato un insetto dentro questo. È uscito.